Buongiorno e benvenuti da parte di Pictet Asset Management all'appuntamento di strategia per il mese di marzo. Raramente nella storia recente abbiamo vissuto momenti tanto drammatici quanto quelli che stiamo vivendo in queste ultime settimane. L'idea di una guerra alle nostre porte e di questa portata appariva talmente remota che, nonostante gli avvertimenti in tal senso provenienti dall'intelligence americana, sia noi come cittadini che i mercati finanziari nel complesso sono stati colti totalmente impreparati. Siamo ora costretti a valutare scenari fino a qualche giorno fa considerati altamente improbabili, o come si dice in gergo finanziario, tail risk scenarios, o rischi di coda. Il dramma umano in Ucraina, come in ogni conflitto, è oggi sicuramente il tema più tragico e rilevante. Tuttavia, le implicazioni negative sulle prospettive di crescita ed inflazione a livello globale, ed in particolare in Europa, sono anch'esse significative. L'inflazione era il tema dominante per le banche centrali e per i mercati finanziari sino alla vigilia dell'invasione russa in Ucraina. A partire da gennaio aveva indotto la gran parte degli istituti centrali del mondo sviluppato, inclusa la Banca Centrale Europea a inizio febbraio, a comunicare la volontà di intraprendere una svolta di politica monetaria ben più restrittiva rispetto a quanto si potesse immaginare anche solo a dicembre scorso. Laddove si dava per scontato un piglio restrittivo da parte delle banche centrali in occasione della riunione del mese di marzo, è ora invece più probabile, alla luce di quanto sta avvenendo nel continente europeo, che tali decisioni vengano ricalibrate e, almeno in Europa, rimandate. E se le cose non dovessero migliorare, non escludiamo il varo di misure straordinarie di politica economica. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, abbiamo preso atto che le dinamiche inflazionistiche sono meno transitorie rispetto a quanto la Fed si aspettasse. I timori che effetti secondari, i famosi second round effects, possano prendere piede, rendendole più strutturali, spiega un atteggiamento più restrittivo della banca centrale nel rimuovere lo stimolo monetario in un contesto di crescita comunque sopra il trend potenziale dell'economia americana. Tuttavia, lo scenario geopolitico e l'assenza di pressioni salariali nei dati degli ultimi due mesi del mercato del lavoro ha indotto Powell a confermare un primo rialzo in misura convenzionale di 25 punti base in occasione della riunione del 16 marzo. Più complicata è sicuramente la situazione in Europa, in vista degli effetti inflattivi dei costi energetici, ora amplificati dalle implicazioni della guerra in corso. I prezzi delle materie prime, gas e petrolio in testa, e di alcuni generi alimentari subiscono ulteriori rincari in questo contesto. Sembra inevitabile anche l'impatto negativo sulla crescita a causa sia dei costi degli input sia del sentiment dei consumatori. Si parla di un impatto negativo fino a un punto percentuale sul PIL europeo per il 2022-2023 e oltre 2% sull'inflazione in uno scenario di shock prolungato in virtù delle sanzioni e della carenza di forniture di gas e petrolio russo. A seconda degli sviluppi del conflitto, quindi, una stagflazione, che oggi non è lo scenario di base, non si può escludere. Sarà nuovamente la politica fiscale, come accadde in occasione della crisi pandemica, a dover intervenire qualora le conseguenze della tragedia a cui stiamo assistendo dovesse portare l'Europa verso una nuova recessione. A fronte di una crisi economica legata al rincaro esponenziale dei costi di materie prime, energia e più in generale dei timori legati all'incertezza sul futuro in un contesto di guerra, pochi paesi europei sarebbero in grado, senza adeguato supporto, di evitare una crisi economica. È auspicabile ed immaginabile una risposta europea sulla falsa riga di quanto avvenuto in occasione della crisi pandemica. La Banca Centrale Europea, come in quell'occasione, riteniamo possa offrire la sponda sul fronte monetario ad una nuova spinta fiscale a livello europeo, pur in presenza di un'inflazione temporaneamente elevata e, con ogni probabilità, in ulteriore crescita nel breve termine. È ancora troppo presto per esprimere una valutazione comprensiva e convincente sulle implicazioni geopolitiche di quanto sta avvenendo in questi giorni e sui possibili equilibri futuri fra blocchi già contrapposti prima di questi tragici eventi. La mancata adesione da parte di Cina e India alle sanzioni imposte dal mondo occidentale alla Russia alimenta sospetti e timori e apre scenari che andranno valutati allorquando,
con l'auspicio che questo possa accadere in tempi molto rapidi, verrà posto termine all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il ritorno ad uno scenario di guerra fredda è purtroppo un rischio sempre più concreto. I mercati sono stati travolti da un risk-off violento, concentrato soprattutto sugli asset e sulle aree geografiche più direttamente interessate dal conflitto. L'Eurostoxx, indice europeo di riferimento, perde il 15%, sottoperformando l'S&P di oltre 10 punti percentuali. Il petrolio si apprezza del 30% e il gas naturale, trattato sulla borsa di Amsterdam, subisce un raddoppio delle quotazioni. Il rublo si svaluta del 50%, mentre l'euro corregge di quasi 5 punti percentuali contro il dollaro americano. Gli spread di credito allargano violentemente, con quotazioni obbligazionarie dei paesi direttamente coinvolti nel conflitto prezzati, in molti casi, a quotazioni di default. Nella corsa ai beni rifugio, le obbligazioni governative in Europa e negli Stati Uniti si apprezzano sostanzialmente, con rendimenti in calo di circa 30 punti base, mentre l'oro si apprezza di 10 punti percentuali.